GF VIP 7, il disgustoso gesto di un ragazzo durante serata di Oriana Marzoli solleva l'indignazione del web. Video. Dopo la fine della settima edizione del Grande Fratello VIP, Oriana Marzoli sta vivendo un momento d'oro per la sua carriera nel mondo dello spettacolo. Seppur arrivata seconda, alle spalle di Nikita Pelizzon, l'influencer venezuelana è stata una grande protagonista del reality show. Tant'è che, appena uscita dalla casa di Cinecittà è richiesta dagli organizzatori di numerose serate nelle discoteche del bel paese. Ad accompagnarla nelle varie discoteche, Daniele Dal Moro, con il quale ormai la venezuelana fa coppia fissa. Come è noto, i due si erano avvicinati durante la permanenza nel reality palesando tuttavia la volontà di non affrettare le cose e dichiararsi fidanzati. Eppure, una volta uscita dalla porta rossa, Oriana ha trovato Daniele ad aspettarla. Da lì hanno iniziato a convivere e condividere ogni momento delle loro giornate. Inclusi gli impegni lavorativi della Marzoli, che l'imprenditore sostiene dimostrandosi il suo fan numero uno. Proprio durante una serata in discoteca, però, si è verificato uno sgradevole episodio che ha coinvolto l'influencer. Ieri sera, mentre l'ex Geffina era intenta a intrattenere il pubblico sul palco, alcuni fan si sono mostrati fin troppo invadenti nei suoi confronti. Nello specifico, un fan le ha toccato il fondo schiena e, a giudicare dalla reazione infastidita del vocalist, non ci sono dubbi sul fatto che non si sia trattato di un fraintendimento. Il filmato che mostra il disgustoso gesto ai danni di Oriana in pochi minuti è diventato virale su Twitter, scatenando l'indignazione degli utenti. Nonostante Oriana abbia reagito con eleganza e tranquillità, alzandosi e continuando a lavorare, gli internauti non hanno preso con lo stesso spirito il gesto del fan. Attraverso numerosi commenti e quiz hanno espresso solidarietà all'ex Geffina, chiedendosi come sia possibile compiere tali azioni ai danni di una persona. Al contempo, hanno ringraziato Daniele per essere stato sempre al fianco di Oriana.